17esima apparizione, 1 marzo 1987. Figli miei, sono venuta per avvisarvi. Figli miei, il mio avviso è legato alla vostra salvezza. Figli miei, aprite i vostri cuori. Voglio strapparvi dal male. Voi cadete spesso nelle tentazioni che ogni giorno esso mette sotto i vostri occhi. Figli miei, mio figlio vi chiama, ma voi siete sordi alla sua chiamata. Mio figlio è sempre con voi, ma voi siete ciechi. Per qual motivo credete che io venga a voi? Voi conoscete la necessità di pregare, specialmente in questo periodo. Aprite i vostri cuori, gioite per l'amore che Gesù vi dona. Rendetevi conto a che cosa rinunciate. Capitolo e pregate. Madonnina, ti prego, fai qualche miracolo a gente che ha bisogno di te. A tutti coloro che desiderano grazie di questo, credete fermamente nella vostra guarigione e correte subito a comunicarvi e a pregare. Vi invito ancora una volta a riflettere e a guardarvi attorno. Quel che succede nel mondo non necessita forse di preghiera e conversione? Pregate sempre, pregate. Pace, pace, pace. Ti affido importanti segreti e non li svelerai a nessuno. Dal diario di Rosario, la Madonna mi rivelò 12 segreti, 2 personali e 10 per le sorti dell'umanità. Sia sempre il Santo Vangelo, parole di Dio, nelle vostre menti. Sia la vostra parola, ma che soprattutto sia scrittura nei vostri cuori. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre nelle vostre menti, il Figlio nei vostri cuori, lo Spirito Santo nelle vostre anime. Madonnina, continuerai a venire? Continuerò a venire. E quando verrai? Verrò il primo giorno del prossimo mese. Ora devo andare. Madonnina, ti prego, da un ultimo messaggio a tutta l'umanità. Convertitevi presto, non c'è molto tempo. Pregate per la pace nel mondo.